È arrivato il momento di svapare. Svapomue. Un giovane presidente alla guida di una vecchia tradizione. Cerchiamo di impegnarci ogni anno per mantenere questa tradizione. Questa tradizione si narra di una storia che gli Avellani tentavano il furto della statua e i rotondesi sono accorsi con queste carabine che si chiamano archibugi e misero in fuga gli Avellani. E da allora cerchiamo di mantenere questa tradizione portandola avanti. Emanuele, domenica c'è la processione, quanti fucilieri sarete e spiegaci un po' il programma. Il programma è, in tutto siamo 24 soci, poi sono anche alcuni che ci sostengono al di fuori dell'associazione. Poi noi partiamo dalle 6 del mattino con tutte le autorizzazioni che ci rilascia la questura, il comune, degli orari stabiliti, dalla piazza fino al santuario, dove aspettiamo che il Don Angelo, il nostro prete, celebra la messa e verso le 11 inizia la discesa. Emanuele, l'ultima domanda, spiegaci un po' la carabina, che tipo di carabina è e che naturalmente è caricata a salve. Sì, è caricata a salve soltanto con polvere nera, non ci sono emissioni di proiettili, è una carabina avancarica, cioè il caricamento vi avviene da avanti e si mette un innesco dietro per far esplodere la polvere da sparo.